Capì che ti sei fatto vecchio, non fanno più per te le ragazzine. Prova a guardarti un poco nello specchio, te la vuoi dare una regolatina, ma non ti accorge come fai fetecchia quando cerchi di far giovanottino. Fai orecchie di mercante, allora ti dirò 3-4 paroline e ti convincerò. Oh, Capì. Ti ha mai visto Filomena? Che la bionda ai 16 anni, quando ti alzi la mattina, con la tosse e con l'affanno. Ti ha mai visto Margherita, quella super maggiorata, quando senti la partita, sul divano addobbecchiato. E ti ha visto Carmelina, quando resti dentro al letto, con l'artrosi cervicale e qualche altro doloretto. Invitiamo sti ragazze a venire un po' da noi per vedere al naturale che bel maccio che tu sei. Che c'è non ti conviene di sentire, è comodo per te, fa finta niente, ti infili il pantalone per uscire e lascia a casa tutte scassamente. Ma io non mi sto zitta, che ti credi che te ne faccio andare impunemente? Io già tengo un'idea e la realizzerò, e adesso viene a mente. Domani che farò? Oh, Capì. Voglio dire ad Antonietta che ci fa una visitina quando navighi in mutande la domenica mattina. Poi telefono a Rosaria e le dico di venire per sentirti quando russi, che è impossibile dormire. Voglio dire a Concettina che la sera quando balli passi mezzo pomeriggio per tagliarti tutti i calli. Invitiamo sti ragazze a venire qui da noi per vedere al naturale che bel maccio che tu sei. Qualche foto in calzini e canottiera, mentre con lo spazzolino ti pulisci la dentiera. Forse allora le ragazze, se verranno qui da noi, capiranno finalmente che bel maccio che tu sei. Capiranno finalmente che bel maccio che tu sei. Che bel maccio che tu sei. Buongiorno! Ma che cosa sono queste facce da morto? Erano un lutto in famiglia! Bene! Ah, come sono contento! Ma chi sei, chef? Può rompere una cucchiarella in capo! Ma come sarebbe a dire? Sono contento, scusate! Ma no, ma perché proprio adesso abbiamo iniziato una nuova trasmissione! E come si chiama questa nuova trasmissione? La morte in diretta! Ah, una specie di la morte minuto per minuto! Morta a morte! Allora, facciamo un'intervista? Acci! A morto! Ma chi sei, proprio scemo? Ma la vogliamo finire! La vogliamo finire! Voi parlate dell'intervista da televisione! Qui stiamo commemorando un morto! È mio marito! È morto? È morto mio marito? Uè, sto qua fresco e tosto, capito? Fresco sì! Tosto non direi! Ave ragione, o principale! E chi è Kiss? Lo fantasma è mio marito! Sono morto e stato di una castor! Oggi è girata per tutte le agenzie! Le agenzie delle pompe funebri! Non ha trovato non posso! Un cimitero è chin! Adesso si faccia i funerali! Ma pare che è morto con colui! A tu in chi? Chi? Che è tatura!
Ho girato per tutte le agenzie. Nessuno è stato in grado di organizzarmi il viaggio. Ma voi non siete morto? Siete vivo! Ancora da morire! Visto ci fa morire a noi. Ma che è sta cosa? Suo pito, suo muro! Ma mi faccio una bella ratata! Oh. È un amico mio a questi muretti, si facette una ratata e piglia infezione! Sì, marito mio! Devi morire! Devi morire! Devi morire! Devi morire! È scritto chiaramente! Ma come a questo? Dovevo stare già al settimo cielo. Molto, ma molto più su. Dovevo andare a Cuba, il paradiso dei divertimenti. No, no, paradiso, punto e basta. Eh sì, Salvatore, perché le carte parlano chiaro. Le carte? Perché vi dovete fare la partita? Hai mai avuto il settimo morto? No, le carte, le analisi, dicono che tu c'hai pochi giorni di vita. Da un momento all'altro ti devi rassegnare, ti chiamerà il signore. Chi risponde? Io no. Ma chi sarà? Va bene, ho capito, vado io. È pronto? Sì. No, Salvatore? No? Non sono di Salvatore! Oh, non sono di Salvatore! Ma no, servito! Senta, ma allora, di chi sono queste analisi? E chi sono? No, principale! No! Mi vuoi spiegare? Cosa mi vuoi spiegare? Io te l'avevo detto che dovevi andarci a piedi! Sì. A piedi dovevi andare, perché tu non sei in grado di guidare, non sei in grado! Ogni qualvolta io ti mando a comprare una cosa, tu subito... No, adesso come glielo spiego? Sì, no, te lo spiego io. Come glielo spiego? Ma non ho parlato, piacere. Ma cosa vuoi fare? E non alzare la voce, sai? Non alzare la voce. Oh, che sta parlando? No, hai capito? E dove sta? Facciamone domani. Ti voglio spiegare un incidente, come sta? E fammi parlare, ho piacere. Però non mi ha fatto. Giuro che non mi ha fatto. Allora, ti stavo spiegando così, stiamo tranquillamente fin da male. Quando a un certo punto è venuto sta guardia e ha giurato. Cosa giurava? Non giurava niente, era una guardia che guardava. Ma secondo me non guardava proprio niente, sto parlando alla polizia privata, privata, o vicinante. Sì. A un certo punto. Cosa vigilava? A un certo punto sto vigilante mi è venuto un cuore, hai capito? No, mi è venuto un cuore! Ma chi ti è venuto un cuore? Chi? Ma non è un gessato qua, il loro principale ancora è da venire. Senti, non posso perdere tempo, cioè affaticato. Già, ma di che ne so, con l'ambressa sta facendo? Non mi preoccupate, questo stavo dicendo pure a mia moglie. Quello che dovete avere, avrete. Quello che vi spetta, è vero? Sì, quello che è giusto, è giusto. Sì, vabbè, ma quando vedo un principale? Da un momento all'altro, è una questione di minuti. Ah, così io faccio l'ambressa, sta lettera e me ne va. Ma questo è da vedere, potresti pure che la lettera la dovete fare voi a me. Ma cosa? Ha già scritto sta lettera? Vabbè, allora mi facete una cartolina. Gli faccio la cartolina a te. Un messaggino dopo il telefonino. Gli faccio un messaggino a te. Ma che Senti, fornisci le fufarnella. Vuoi vedere che mi trovo una pacca? E facite mi vedere come c'è la tua pacca. Vuoi vedere? Gesù! Chi li ce l'ha la tua veramente? E si si ombrancenna nato. Nato! Mamma mia! Ma voglio proprio avere! Si sei capace di cercare la tua! Gesù, nata! E come beh! Come è possibile? E allora a questo punto dagliene ancora un'altra se sei capace! Ma com'è? E non morite, mi stanno a mano tutto il sole! Furio! Ma insomma, ma se può apparare sta faccenda, che succede? Tu mi sei venuto un mondo. Sì, tu ma... Sei venuto un mondo. Silenzio! Silenzio in aula! Per
favore, cerchiamo di capire bene come sono andati i fatti. Ah, parliamo, mocevo, hanno fessato. Parla tu, Maria, come è andata? Principale, io venivo dalla destra. Ah, venivi dalla destra? E beh, come dice il codice della strada, e il paragrafo non mi ricordo quale, ma dice chiaramente che chi viene da destra ha ragione. Lei asserisce, lui veniva da destra. Sì, effettivamente lui veniva da destra, però il sinafro non deve parlare ancora, E che continua a fare? Tanto da che mondo è mondo, si sa che la destra ha sempre ragione. Eh no, mi consenta, perché anche quelli della sinistra hanno ragione. Perché, scusate, quelli di centro li buttiamo? Uè, sentite, destra, sinistra, volevo finire questa tribuna politica, no? Viva che pressa, c'è a faticare, ma insomma si può sapere come da fare sta lettera. Ma io venivo dalla destra, scusa. Venivo dalla destra, ma stavi in tuo palazzo vive. Tu che ci facevi nel palazzo? Ma io ci trovo da notte. Sentite, basta, ho capito, qua ci vogliono dei testimoni. Io tengo testimoni. Eppure io tengo. E allora se ci sono i testimoni, che entrino i testimoni! Come? Che entrino i testimoni! Non ho capito! Che entrino i testimoni! Questo è il mio testimone. Complimenti! Femmina! Io ho visto tutto! Quante scalini sono? E questo è il testimone mio. Solito cretino, hai preso un testimone cieco! No, è italiana, è di Casoria. Il cieco di Casoria? Io muto i vortici. Chi è? Chi ha parlato? Che è successo? Ma questo è il vostro testimone? Quello è sordo! Ma è sordo, ma ci vede! Chi è? Sono io! Avanti! C'è nessuno? Una volta! Ma comunque questi sono i vostri testimoni! Oh, ma insomma, ho capito! Cerchiamo di trovare una soluzione al problema! Ma che cos'è questa lettera? In fondo, che cosa è successo alla macchina? Vediamo a baciare il gas, pigliate dei pezzi, li mettiamo insieme, che possiamo in qualche modo rimediare! Per me va bene, a me basta che mi ripara la macchina. Va bene, per te va bene. Sì, è inutile che facciamo questa lettera. Certo. A voi vi va bene, principale? Siete d'accordo? Siamo d'accordo. Siete d'accordo? Sì. Allora niente lettere, voi siete d'accordo? Ma certamente, così mi ha detto che... Principale, siete sicuri? Ma io sono sicuro. Dopo non è che vi rimangiate la parola? Vi rimangio la parola. Guarda mano, principale. Siete d'accordo? Tutti sì, lo giuro. Lo giuro. Lo giuro. Lo giuro. Siamo tutti d'accordo, tranquillo. Veramente, principale, io mi volevo far fare la lettera. Lo facevo più per voi che per me. Per me? Che c'entra per me? È la macchina vostra, chi ve la ripara? La macchina mia? Che c'entra la macchina mia? La macchina mia è nuova. Ma no. Cantante, ma no, che c'entra? Scusate, ma tu non ci hai detto niente al principale? E quando glielo dicevo? Principale, muove, mia moglie mi spiega tutto. Che mi deve spiegare? Allora, il fatto è questo. Stamattina Mariano doveva andare a fare la spesa e siccome non vuole camminare mai a piedi, la nostra non funzionava e io gli ho dato le vostre chiavi. I chiavi la macchina mia! Quante volte? Allora la macchina mia ha fatto l'incidente! Sì. Con la... Lei che prende? Io non lo prendo, lo prende lui. Lei che prende? Lo sto prendendo. Lui è abituato a prendere. Signori, chi ha perso un pacchetto da 50 euro legato con un elastico? Io! Ho trovato l'elastico!
perché tu sei il mio fidanzato? Io non posso fare e dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando esco dove vado, mio signo. Sì signore, l'altra sera sono andata a passeggiare col sergente dei pompieri. Devo dare conto a te. No, tu mi fa sta carità, mia papà, si ti riga sta così, mi sta zitto, mi sta zitto, mi sta zitto, mia papà. Sei geloso dello studente che stai rimpetto? Quel ragazzo che ti stima e che ti rispetta non ci viene a casa quando ci stai tu. L'altro giorno mi ha portato due cappelli ed un vestito. Tu stai proprio velenata e perciò non mi scuccia. No, tu mi fa sta carità, mia papà, se ti dico stata zitta, ti sta zitta, ti sta zitta, ti sta zitta, mia papà. Tommasini, sai dire dove è il culo? Se gli dovete dare una mangia, lasciatela a me. No, no, volevo solo complimentarmi con lui. Mariano! Mariano! Chi è? Chi mi vuole? Non ma sì! Il signore! Volevo complimentarmi con lei. Volevo sapere come avete fatto quelle opere d'arte, quei riccioli di burro. Sono veramente squisiti e venuti alla perfezione. Come ho fatto i riccioli di burro? Gesù! Com'è? Carmè, senti, sì? Carmè me lo va una curiosità. Ti ricordi che noi la settimana scorsa avevamo deciso che ogni volta che io e te avevamo un rapporto sessuale io mettevo 5 euro dentro a salvadanaio? A me, io ero sera ci trovato un uovo nero nero, ma come si scrive? E mica sono tutti fidocchiosi come te. Oh! A proposito, Mariano, siediti, ti devo dare una notizia strepitosa. Siediti, siediti. Come siediti, lo lasci? Che mi devi dire di bello, amore mio? Una cosa bellissima. Tesoro, sì, dimmi. Sono incinta. Di me? No. E di chi? E che te lo dico a fare, tanto neanche li conosci. Ma com'è possibile? Ma Salvatore, ma com'è che Mariana a quest'ora stamattina ancora da me? Ma io prima di passare qua e vai a fare spese. Speriamo che si ricorda. Speriamo, perché stasera è una serata importante. Speriamo che non sa la nudo si ricordi il menù. Anzi, pigliamo lo salago poi e pigliamo pure i chiocciole. Chi sarò qua? Mamma mia, l'età! Io chiaro, stanno là, e non mi vedi, non ci vedi, tu non ci vedi, come si mi bello tutti e due? Ma stanno qua, principale, a cominciare. Speriamo che si è ricordato che ha da il linguino alla piscatura, ha chiesto, tieni mente, i miei scialatielletti che non gli piacciono, tenere i vizi che non ci sta niente a fare, le penne al sugo per i bambini, e vabbè, questa è una cosa normale, ci stanno i penne, non c'è problema. Chi non può che raccattare i sacicci, i polpettini, il filetto di vitello. Speriamo che si ricordi, ma io ne dubito, perché stasera ci tengo proprio ad essere una grande festa, una bella festa. Buongiorno ragazzi. Finalmente, a che sto? Sentite, io non ho dormito tutta la nottata. Non sono stato capace di capire il telefonino addossato. A forza fa una telefonata. E io pago. Trovo sempre qualche scusa per fare qualche telefonata. A chi hai chiamato? Principale, ma a chi hai già chiamato? Io voglio fare solo lo squillo. Voglio chiamare il telefono mio per fare l'orologio rimasto qua. A forza fa sta telefonata, o no? E che te posso dire? Fallo. A da campacentano, principale. Ecco qua. Dunque, che? Ci sono ricordo il numero del cellulare? Ma come? Non conosco il numero tuo? Ma io mi sono mai telefonato, principale. Tu ricordi tu? O il numero tu? Mi hai chiamato un po' fino alle volte. Io non mi ricordo come. Già capito, mi era molto a chi, ma bella. Mariano, mannaggia, capatoia, che cervello. Tre. Nove, sei. Sei tutto in sala nuda, sei. Ah, uno sei. No, sei. Come sei? Hai già fatto qua. Tre. No, sei. 51, 29. Ah, vabbè.
No, non c'è campo. Come non c'è campo? Era un momento, no? Ma qua campo, o campo? E non c'è campo. Ma che andiamo a partire pallone? E non si sa. Sì. Si sa. Sta suonando! Si sente! Si sente con mamma mia, come si sente? Principe a casa è appilato lo cesso. Sta chiamando! Lo sento! Te lo senti? Sì! Ma lo sta! Sì! Datemi una mano! Ma lo sta! Sì! Ma io lo sento come da che si fa? No, sta là! A che sta parte? Fammi! In mano a quello, principale! Fammi! Oh no, voi! Ma com'è possibile che non me ne sono accorto? Ma com'è possibile, lo dico io? Tu sei il solito insavanuto! Ma dico io, non sentivi neanche la vibrazione! Ma che te la senti? Chi ne so anni che non sento niente più? Me ne scusate, ma per Silvestre è lo stallone! E mentre che ti rispondo proprio a te, io mi leggono poco il giornale, mi leggono poco il giornale. E come mi leggo, mannaggia, mi sono scusato le chiavi da macchina, ma che bello! Andiamo sempre peggio! Stamattina sta più un salanuto del solito! Chi sa se si è ricordato di fare spese? Ah, spese? Ne hai visto che sei senza borsa? Buongiorno, amici carissimi! Quando è un giudizio? Veramente, stamattina sono veramente molto contento di voi! Veramente, che piacere! Acci! Ma non ti ricordi di me? Io veramente non mi ricordo di voi. Ma come? Non ti ricordi di me? Niente meno, abbiamo fatto tanta cosa insieme, abbiamo fatto. Io sono un salvatore. Salvatore? Nata a volte mo!